Vediamo se ce la faranno i nostri eroi. Allora, devo anche un secondo attivare questo. Ora attivo anche questo. Questa è la chat. Connessione eccellente. Manca la seconda videocamera. Che traffico. Siamo attaccati alla wifi giusta. No, meno male che ho guardato. Droidcam. Ciao ragazzi. Uno 191, no? Maledizione. Devo fare così, devo fare così. Mi danno degli IP strani. Come mai? Ah, eccolo qua. Funziona? Funziona. Eh sì, la sto sistemando. Devo capire se è fluido. Sì. Ok. Manca solo di attivare questo. Attivare anche il portatile. E di mettere questa sopra. Se ci riesco. Ok. Veramente un delirio sto setup, posso dirlo? Delirante. Come state? Tutto bene? Un secondo che mi collego qui ed esplode tutto? No, ok. Buongiorno, 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 buongiorno. No. Ah, così esplode, ok. Così non ce la fa. Ok. No, questo qui allora devo provare a stopparlo. È solo il mio audio. Oh no, maledizione. Volevo tenere la musica, però non funziona. Mi stavo streamando la stessa musica che sentite anche voi. Così avevamo, sai, no, la stessa... c'era una roba figa. No. Direi che no. Te che controllo un secondo che funzioni tutto. Così è in loop. Allora, ok. Queste non funzionano, allora. Sono un po' una chiavica. Anzi, potrei staccare. Ho provato a prendere le AirPods praticamente della Edifier. Sapete quelli delle R1000, quelle delle casse che prendiamo sempre sui periani? Fanno cagare. Cioè, sì, fanno il loro mestiere. Però non benissimo, onestamente. Sono proprio limitazione. Però non. Beh, non il massimo, onestamente. Allora, questo qui possiamo chiuderlo. Possiamo farci un caffè. Fa meno freddo però di ieri mattina, non trovate? Come fate a saperlo? Non riesco a streamare la temperatura. Allora, attacchiamo anche le batterie, accendiamo una lucina. Ci accendiamo una luce, ci accendiamo il caffè.
io il mio televideo, che è l'unica cosa importante che conta, non ho modo di... Sto pensando. Chiamo anche... Perché questo mi esce da di lì. Ok. Buongiorno, buongiorno. Ci accendiamo la luce. Faccio ci accendiamo il caffè. Non lo sento proprio. Io... Qualche disordine. Il mio televideo, che è l'unica cosa importante che conta. Del salotto. Non ho modo di... Sto pensando. Ma perché non sto guardando al vivo? Ma perché non sto... Sono scemo io. Caffè? Proprio è vero che queste cose non bisogna farle prima del caffè. Dovrei farmi un caffè prediretta, capito? La muerte. E quindi niente, recensione velocissima dell'Edifier. Imitazione AirPods fanno cagare. Cioè non c'è paragone. Cioè per funzionare funzionano, non è che non funzionano, è che fanno cagare. No, altra. Sull'ultimo messaggio vocale che ci aveva mandato Bosco ieri, cazzo, c'ha ragione in realtà. Non è che non c'ha ragione. C'ha ragione, sì. Ah, tra l'altro lascio magari. Sì, c'ha ragione. Potremmo farci il mate, sarà pronto stamattina. Cazzo, è incredibile quanto assorba. Dopo ce lo facciamo. Prendiamo un caffè normale, sennò do di matto. Questo che roba è. Dov'è la mia cosa preferita del mattino? Il televideo, quello conta. Devo però fargli prendere la pagina. Ok. Oh, questo volevamo, maledizione. Sì, no, sai cos'è? È una roba di percentuale tipo di interazione. Ho capito, poi ci ho pensato, è una roba super intelligente. Cioè che molto spesso uno comunica soltanto quando c'è qualcosa da comunicare, quindi comunica solo le cose, cioè, negative, no? Quando è positivo magari lo comunica, ma il mio cervello non lo registra, e quindi ho questa percezione di ricevere soltanto feedback negativi anche quando non è vero. È quella lì la storia, è quella lì la menata. È quella lì la roba bizzarra. È quella lì la cosa un po'... Ci vuole anche una briochina, però. Un biscotto ci vuole, secondo me. Oh. Noi facciamo la colazione vera, quella più tosta. Proprio questa qua, giusto per carburare, è fondamentale. Ah, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. C'è un po' la luce sparata, non trovate? No, non voglio cambiare il colore della luce, voglio cambiare l'intensità della luce. Oh. Ah, meglio? Sono comunque tutto bruciato in faccia. Niente, non posso farci niente. Possiamo accendere una luce di casa, forse. È uguale. Che disastro. Oh,
Ultima ora. Premier britannico Johnson, che matto che è quel tipo lì, figa, presentato alla Camera del Comune il nuovo piano anti-Covid che entrerà in vigore dopo la scadenza dell'attuale lockdown. Ah, escono dal lockdown anche loro. Fino a primavera, c'è una lunga strada fino a primavera. Riaprono i negozi. Questo è in Inghilterra, non qua. Per noi è presto. Sì, non lo so, stamattina questa camera, cioè, non ho voglia di farmi un'esposizione che sia decente. Però non ho il lock. Cioè, non capisco cosa voglia. Exposure lock. No. Non mi... E non c'è neanche modo di tapparla, purtroppo. Mentre oggi, tipo, l'Android va da Dio. Questa qua, perfetta. Proprio no problem. iPhone sfigato. Non si... Tipo, non prende l'esposizione. Ah, qui sì. Non lo so. Non gli piace qualcosa. Prendiamo questa. Va bene. Amo il buio. Staremo qui a lume di candela. Accendo un lumino. Buongiorno. Va bene, quindi loro riaprono. Joe Biden ha scelto il segretario di Stato, sarà Anthony Blinken. Che cazzo è? Mai sentito. Mafia e droga. Oltre 500 carabinieri impegnati a Catania in un maxi blitz. Minchia. Cazzo sei, figa. Blow. Covid, il vaccino sviluppato dall'Università di Oxford risulta efficace al 70%. Bene. Un po' più sfigati gli altri 95%. Tanto un po' basso. Avete visto l'intervista che ha fatto Conte a 8:30 ieri sera? Ieri sera, minchia, mi sono fatto troppo ridere. Praticamente mi fanno: oh, Conte sulla 7. Figa, vado sul sito di La 7, clicco su 8:30 e parto 8:30, no? Ma ero distratto, no? Ho detto: boh, arriverà Conte, cazzo. Invece continuavo a parlare di altro, ho detto: figa, ma allora? E praticamente stavo guardando una puntata tipo del 21 e non la diretta. A un certo punto scrivo e faccio: oh, ma come cazzo è che non, cioè, non c'è Conte? Fa: ma come non c'è Conte? Mi hanno dato la foto della televisione e c'era un'altra trasmissione. Sto guardando la cosa sbagliata, cazzo. Che testa di cazzo che sono. E che io vedo, clicco, vado, cioè non è che penso. Prima clicco. Poi penso. Alcune regioni cambieranno colore. Oggi potrebbe arrivare la decisione, così dicono. Sembrano notizie vecchie, scusami, ieri ascolti l'intervista del Conte, sembrava tutto bene. Apri la roba, medici, lockdown totale, cioè. Mica è stata veramente aggressiva ieri, eh. Urco cane che intervista aggressiva. Non facile. Lei è stata veramente figa mortale.
lei è stata proprio proprio molto aggressiva. Ciao. Tra l'altro vi dirò, è stata talmente aggressiva che mi ha dato quasi fastidio. Cioè, minchia, piano zia, slow the fuck down. Cioè, mi è sembrata molto molto, forse anche troppo, onestamente. Non c'ho voglia di uno yogurtino. Che viziato che sono, figa. E lo yogurtino, il caffè, il mate, la miseria. Cioè, mizzica. No, sai cos'è? Poi cercava di... La cosa che mi dava fastidio della Gruber lì ieri sera è il fatto che ha continuato a... Minchia, cioè, a parte a picchiare durissimo. Scusate, c'ho la suoneria accesa del telefono, che ora spegnerò, se funziona. iPhone. Come si chiama? Sembrava la D'Urso, sì, un pochino sì. Cioè, no, è che cercava di mettergli in bocca le parole, no? Che è una roba da giornalista. Minchia, fai schifo, cioè nel senso, cosa cazzo stai facendo? È l'antigiornalismo, no? Io non sono per Conte, io politicamente ormai non ci credo più. Però proprio da un punto di vista professionale, se sto facendo un'intervista, mai fare quella roba tipo quindi voleva dire che... quindi le tremavano le gambe, quindi... No! Chiedi, non presumere cose che dirà il tuo intervistato. Figa, è una delle robe alla base, cioè giornalismo 1-1, cioè proprio 1-0-1. Cioè, non si può ed è così, non va bene, cioè. Poi vabbè, posso capire che, cioè, sì, vabbè, stavi cercando di fare televisione, quel cazzo che vuoi. Però, minchia, c'è un limite a tutto, porca troia. Che roba violenta. Non lo so, mi è sembrato un po' gratuito. Però noi la politica, che cazzo ce ne frega? Io ho letteralmente una montagna di pacchi di Amazon da aprire. Vaffanculo l'avarizia. Adesso li apriamo. Io mi faccio le scagliette. Ma sì che si ragiona. Ma non mi cambia più. Allora. Non lo so, è stata una roba strana. Bene, sono contento. Buongiorno, ben svegliato, Fiorellino. Scusi, fa straridere. È diventata la mia sveglia. Se vuoi posso fare l'imitazione del gallo. Molto bene. Beh, ma sì, ma su Facebook si sa che gli scrivono sempre di tutto. Su Facebook sì, ma poi se leggi sotto le dirette, ma è come guardare, che ne so, i commenti nella diretta di Repubblica.tv, capito? No, c'è, cioè, figa il delirio. Oggi ti arriva il kebab? Cazzo, sai che ne volevo prenderne un secondo per casa? Perché ce l'ho al lavoro. Per casa me lo dovrei prendere, maledizione. Sì.
Ah, non ho guardato se qualcuno ha mandato qualche messaggio vocale sul gruppo. No. Avete tutti joinato ma non vocalizzato. Parlante USB, sì, è giusto. È una roba bizzarra. Comunque, è tutto sto delirio. Il gioco mentale più divertente è tipo pensare... Ciao Marco! Stavo parlando di te prima. Stavo ancora pensando al tuo messaggio vocale di ieri. Pensa a te. Il gioco mentale più divertente di questi tempi è tipo pensare come altre forze politiche avrebbero affrontato quest'anno di Covid se non ci fosse stato Conte. Cioè, ve lo immaginavate un Salvini al governo? Che faceva il DPCM, una Meloni figa, oppure Renzi. Cioè, dai, Renzi non avrebbe mai detto stiamo lontani oggi per abbracciarci domani. Quello è stato molto poetico da parte sua, mi è piaciuto. Cazzo, comunque è incredibile quella roba lì dello shish, gli rimarrà fino alla morte. E mi piace quando come solo una parola può ricordarti tutto un cazzo. Adesso voglio sentirlo, voglio sentire lo shish. Come lo cerco? Semplicemente shish. Shish Renzi, esatto. Shish. È bellissimo. Dai, ci vuole per il buon umore stamattina. Te che avrò il volume sparato. My mother cry in the TV when shish. Feeling with the, she felt the Berlin walls destroyed by the people, because the idea without market in a commercial structure, the results are not good. But for a country, this is also the representation of possibility. He was a worker, so he invented the telephone to speaking about in the theater. A genius. He wasn't able to use the copyright license, come si dice brevetto, license in 80, adesso come spesso accade in questi momenti, tocca al politico, now is the time to eat to the lunch, and for Italian politician is absolutely crucial to say now. Ma poi quello che ha scritto i sottotitoli è un genio. Sei un genio, cazzo. Numero uno. Top level. Buongiorno, buongiorno. Oggi ho questo feel tipo dal primo giorno di scuola. Perché? C'è un nuovo ingresso in radio dove lavoro. Un po' come, cioè, tipo, sai, il nuovo insegnante. Oh, il nuovo insegnante di matematica. Quindi c'è un po' sto feel,
c'è dell'aria frizzante oggi, bello. È la differenza tra i professionisti e gli scarsi, questa. Quella roba qua è importante. Cioè, la differenza tra un pro e uno scarso è in questi momenti. È la differenza tra essere ansiosi e essere eccitati, no? Perché la reazione del corpo è la stessa. Come la spiego sta cosa? Adesso te la spiego meglio. Cioè, se tu prendi la reazione fisica del corpo umano, no? Allo stress, battito accelerato, aumento del respiro, intensimento dei muscoli, è la stessa reazione fisica di quando invece sei eccitato per qualcosa, no? Nel senso positivo. Ed è una roba che un atleta olimpico prima della gara non ti dice che è stressato per la gara, ti dice che è eccitato per la gara, no? I'm excited. Ed è la stessa roba, no? Quando c'è qualcosa nella tua giornata un pochino di challenging, se ti gasi sei un professionista, se ti stressi sei sfigato, cioè non sei un pro. O hai degli scheletri nell'armadio, no? Un po' quella roba lì. Sono contento di sentirmi così perché vuol dire che sono un filo allineato, cioè sono contento di una nuova sfida, no? Bello, cioè ti cambia un po' la giornata, c'è cioè qualcosa di nuovo. Cioè, figa, ci vuole. Non perdere il ritmo. Ah, ho fatto punto esclamativo, ma ho girato la videocamera. Devo cambiare shortcut. Non ho finito di vedere il televideo stamattina. Il televideo è importante. Beh. Visto solo le robe. Allora, Corriere della Sera. Regioni rivolte, danni irreversibili alla montagna. Che palle questa cosa dello sciare. Ma che coglioni, ma chi ci va a sciare? Che palle. Il Natale è deciso dalla UE. Il governo chiede a Bruxelles regole comuni per le festività. È lo scaricabarile. Cioè, nessuno vuole prendere una cazzo di decisione perché non vogliono essere responsabili della decisione stessa. Natale senza scima, riaprono le scuole. C'è qualcuno in chat che è mortalmente incazzato perché non può andare a sciare? Mandami un vocale sul gruppo qua di Vita di Fra di Telegram. Solo in 10 rispondono all'appello di Arcuri, una regione su due senza piano vaccini. Cazzo, questa è proprio l'Italia. I soliti ritardatari. Ah, il Fatto Quotidiano. Il canale consente. Ho messo il link sbagliato, sono un cretino. Oh no, no. No, è un canale. È un canale Telegram, normale. Quello in descrizione. Scrivevamo fino a poco tempo fa, ho cambiato qualche impostazione? No, posso scrivere. Non ho impostazioni strane del canale. È un canale. Ah, infatti sì, non sta scrivendo nessuno. Cos'è successo? Tu sì, noi no. No, ma è andato. Ah, si è bloccato il canale. Qualcuno riesce a scrivere? Che impostazioni. Manage group. Permission. No, è gruppo tipo privato. No, no. Come non potete scrivere?
No, Deck ha scritto: occhio che stai guardando quello sbagliato, stai guardando il canale Vita di Fra su Telegram. Ma il gruppo è un gruppo, non ho neanche la possibilità di non far scrivere. No, sei dentro in quello sbagliato. Ho messo il link sbagliato allora. No, ho messo il link giusto. Aggiungi. Ed ecco appena scritto. Prova a guardare nella descrizione di questo video. Dovrebbe esserci il link e dovrebbe essere il link a questo. Datemi conferma. Dovrebbe essere questo, che sì, dovrebbe essere il canale giusto. Ah, vedi, ma è mattina presto per tutti, vai sereno. Adesso ci facciamo una stizzina, poi apriamo un sacco di pacchetti. Confermato, positivo, mi dicono quelli veri. Se c'è qualcuno a cui gli rompe veramente il cazzo sta cosa che non si può sciare, perché a me non me ne frega un cazzo. Ma è come quando, cioè, nel primo lockdown non si poteva andare in moto, cioè, nel senso, sì, mi rompeva i coglioni, però nel senso me ne farò una ragione, cioè, che cazzo. Non è che uno può, sai cosa devo prendere? Ho capito cosa devo prendermi. Madonna, oggi che incapacità di intendere e di volere. C'è proprio della fatica. Non lo so, cioè, chi se ne frega, cioè, vabbè, vatti a fare una snowboardata l'anno prossimo. E se fai l'insegnante di sci o c'hai il bar in montagna sulle piste, la roba è tutto, come hanno chiuso tutti gli altri, quest'anno chiudi anche te, anche perché non penso sia gente che pianga miseria, eh. No, una figura dirigenziale, tipo. Non so. Sciare, sai che non mi ha mai preso quella roba lì? Non me ne è mai fottuto niente di quello. Sono andato, cioè, so sciare medio, cioè, nel senso, cioè, mi fa anche un po' cagare. Non so, mi fa cagare quella roba lì. Non ne ho mai visto il beneficio. Cioè, non. Vabbè, sai, non è che uno può piacergli qualsiasi sport, figa nella vita. Cioè, sciare non mi hanno mai fottuto un cazzo. Sempre fatto un po' ridere. Buongiorno. Non lo so. Non mi ha mai preso quella roba lì. Conte gira le regioni del nord a Natale, le piste di sci chiuse. Apertura delle scuole. Ripartiamo dai ventenni. Leggono, studiano più, lavorano anche a casa. Sono temerari risoluti. Ma io ho 30 anni, non sono io. Chi se ne frega? Ah no, di nuovo la pubblicità. Va bene. Sono tutti incazzatissimi per sta roba oggi. E per come si è comportata la Lily Gruber. Si è spenta. Mortale. Ah.
Cos'è che stavamo dicendo una cosa intelligente prima? Non mi ricordo più. Ogni tanto non mi prende lo switch della camera. No. Ehi, albeggia di già dietro. Oggi è un'altra di quelle giornate senza neanche una nuvola, però ieri minchia si faceva freddo in moto al ritorno. Porca vacca. Sto andando comunque, perché me ne fotto la grandissima, però che freddo. Onestamente che freddo. Però non si molla. Ho beccato un altro tizio con un Super Duke. Cazzo, aveva il completo invernale perfetto. Aveva il coprigambe, quello il gaucho da moto, quindi quello diviso in mezzo, non da scooterone. Aveva le moffole per le mani, quelle giganti. Super giaccona, ci fa troppo ridere. Però beh, però era dentro al caldo, cioè in realtà intelligente. E il... come si chiama? Ma non mi viene. No, io sono molto più scappato di casa. Io c'ho tipo dei pantaloni orrendi, verdoni con la striscia rossa per le gambe, una giacca della Decathlon sopra la giacca della moto. Lui era tutto preciso, io ero tutto riperiano. Col casco, cazzo, da 200 euro. E due guanti. La povertà proprio. La cipolla. Va bene. Apriamo un po' di pacchi, va. Apriamo un po' di pacchi, facciamo posto. Andiamoli a prendere. Questo poi lo prendiamo su. Andiamo a prenderci un po' di pacchi. Allora, cosa abbiamo? Il primo pacco c'è il simbolo della batteria, promette bene. Buongiorno, benvenuti a Vita di Fra Unboxing. Dov'è la linguetta maledetta qua? Non l'hanno messa. Qui cosa abbiamo? Nuovo spazzolino da denti elettrico. A me non va più, maledizione. Bello questo, era in offerta. Le recensioni sembravano buone. Che figo che è. Bella miseria. Fairwheel. Unique design. Tre modalità e soprattutto batteria. Bello. Bello. Vediamo. Vediamo com'è. Maledizione, non riesco ad aprire. Oh. Questi packaging. Si apre. È una scatola cinese. Cioè, nel senso che. Oh. E la miseria. Poi. Che lusso. Urco cane, che packaging da telefonino. Per uno spa. E la miseria. E la miseria, che borghesia. Che borghesia, ragazzi.
quindi abbiamo questo, poi cosa c'è dentro? Cos'è sto casino? Vabbè, solita documentazione. È un buono sconto. Ok, join us. Prova gratuita di prodotti. Garanzia estesa di 12 mesi. Prova gratuita di prodotti? Dopo guardiamo. Preso su Amazon, sì. La miseria. E questo cos'è? Ah, questo sarà il suo porta, cioè se vuoi portartelo in giro. Bello. Vuoi la base di ricarica? Come funziona sta roba? Sembra un porta sigari. Ah, ok, c'è il suo cavettino di ricarica, però non va dentro qua. Ah, non ha una base di ricarica, che cagata. Cioè, lo devo caricare così da sdraiato? Che merda. Questo è non very nice. Oh no, devo caricarlo proprio così, brutale. Che schifo. Beh, spero che la batteria duri tanto, sono una di quelle robe che carichi una volta ogni mese. Questo è solo un separatore. Queste saranno le testine, immagino. Scusate, aumento un attimo la luce. Quindi ci sono dentro due, e la miseria, tre, quattro testine. Questo è comodo. Sono tutti uguali, come densità. Ah no, è soft, medium e hard probabilmente. Questa è la più dura. Montiamo la più dura. Much? Oddio, non mi ricordo. Non tantissimo, era uno di quelli degli sconti del giorno. Secondo me veniva via tipo una 25 euro, una roba del genere. Ah. Beh, il design ammetto che comunque è figo. Il design è figo. Ah, e poi pulsa. Ha due velocità e una modalità pulsante che fa avanti e indietro. Però nel lato negativo niente ricarica a posizione, cioè devi caricarlo così nel buco del culo, insomma. Non benissimo. Lo carica qua sotto così con l'USB. Cioè mi piace che sia, cioè ci puoi picchiare una persona. Non è molto pesante, abbastanza leggero. Come bilanciamento è un po' sbilanciato sul front. Cioè il centro di baricentro è tipo qua. Tipo è qui, ok. Carino, ok. Questo lo metto di sopra. 1, 2, 3. La sua ricarica. Ah, poi c'è il suo cazzillo con porta. Lo faccio vedere. No, non è USB-C, è proprietario purtroppo. Questa è un'altra cagatissima. Ha un suo cavetto proprietario, maledizione. Quindi se perdi e non puoi e non c'è posto per mettere il cavetto nella sua custodia. Cioè, fammi capire, hai fatto la custodia per portartelo in giro, ma non ti porti il cavetto. Quindi significa che o è molto molto lunga la batteria, oppure è un'inculata questo Ferriwell. E poi scusami, cioè, se mi metti la scritta per così, a me viene di aprirlo così, e invece si apre al contrario. Sei cinese? Sei scemo? Perché hanno messo la scritta al contrario?
Fa straridere. Cioè, scusami, eh. Non ha nessun senso. Non lo so. Ma scusami, ma è il contrario. Vabbè, contenti loro. Va bene, dopo lo provo. C'è modo di infilare il cavo dentro? No, non c'è modo. Cioè, sì, forse sì, se lo pigi. No, non c'è modo. Secondo me hai pensato che non, cioè, che non te lo carichi. Probabilmente avrà una carica lunghissima. Vediamo. Features, waterproof, vabbè, sti cazzi. High frequency. 2 minuti smart timer, quindi si spegne. Ah, ogni 30 secondi vibra per farti cambiare posto di dove stai pulendo. Non dice quanti milliampere sono. Ah, minchia, dice 3 mesi. È la miseria. Ah, forse questo. Allora, forse quello è il gioco, che lo mette in carica e poi dopo si rimane carico per tanto. Intanto che ci penso, non ho messo in carica il telefono, insomma, si scaricano. Arrivo, eh. Batteria. Dove l'ho messa? Vabbè, uso questa. All right. Va bene, primo pacco è andato. Carino, ma meh. Dopo magari lo provo ed è fichissimo. Però al momento è un po' meh. Anzi, faccio così. Questi li metto qui, così mettiamo via tutto assieme. Bizzarra come roba, sì. Sì, esatto, cioè se ha una batteria veramente lunga non ha senso la base di ricarica. Un po' come, perché io c'ho quell'altro qua da basso, c'ho l'Oral-B, quello, sapete, quello classico che comprano tutti. E quello lì, minchia, la batteria non dura niente, cioè. Però il packaging è pazzesco. Packaging sembra, mi ricorda i vecchi Samsung Note avevano il packaging così. Fuori di testa. Va bene. Next. Qui cosa abbiamo? Bellissimo. Questo è bellissimo. Ah, che primizia. Queste sono tutte le viti e bulloni. Sì, non so, dice 3 mesi, sarà da vedere, io non ci credo molto, però essendo molto grande può essere che riesca a tenere molta, molta carica. Cioè, vedendone anche il peso, onestamente, cioè potrebbe essere che questa sia una batteria veramente, veramente grossa, che possa quindi durare molto. Mi dà troppo fastidio la sta roba della scritta al contrario. Oh, questo qui invece è il mio set di viti e bulloni. Questo vuol dire che... Oh, là. Questa è una prova di intelligenza. Da che parte si apre, così in modo da non farli uscire tutti? Da sopra.
belli, con tutte le loro misure. Buttiamo. Questi saranno usati con per le stampe 3D. M-Tech non sono male, anche i thread sono buoni, sono ben fatti. Mi piace che sono neri. Bello. Non si chiude più. Primo colpo. Ok. Approvatissimi questi. Per completare le mie stampe 3D. Facciamo così. Mettiamo qua. Poi. Questa cosa sarà? Ciao, buongiorno. Ah, questo è multiplo. Oh, abbiamo uno spelafili. Un po' di roba qua, c'è roba. C'era in offerta questo Tac Life Wire Stripper, che non è uno spogliarellista, ma è uno spellacavi. Wire Stripper mi fa sempre spogliare lista. Perché c'ho un c'ho uno spellafili veramente di merda e ogni volta che devo saldare qualche cavo e tutto tiro soltanto bestemmie. E allora mi sono regalato questo, che è uno di quelli che tirano, non sto facendo fatica perché non mi sono preso il coltello. Perché non ho preso il coltello, Francesco? Prendi il coltello. Perché devi star qui a far fatica ad aprire i pacchi? Cazzo, quando c'hai tutti gli strumenti necessari per aprirli con facilità. E grazie anche. Oh. Ole. Questo è comodo. Cesso buttare, vediamolo. Tac Life. Anche in questo caso più packaging che. Che bello che è! Stica! E la miseria! Ignorantissimo! Bello! Quindi ha qua sotto. Quelli più grossi, c'è la tronchesa qua e poi c'è il meccanismo, vedete che schiaccia e tira. Buongiorno! Bello, bel meccanismo. No, mi è rimasto in mano. Cosa mi è rimasto in mano? Ah, questo? Che cos'è? Come funziona? Come si legge? Wire Stripper, ok, ci sono le misure. Sai come il tuo? Come funziona quella roba qua? Non era avvitata questa vite dentro nel coso qua di plastica? Ma riavvito? Era avvito. Che serve quel pezzo qua? Non l'ho mai visto. Non ho mai avuto, ce l'ho sempre spellati con la forbice i cavi. Non ho mai avuto lo spellafili così figo. Vabbè, ce lo rimpizziamo. È il distanziatore di quando vuoi spelare il filo. Posso cambiare la misura?
Come funziona? Ah, ok, sì, ok. Ah, perché ti ferma. Ah, ok. Ma non ci credo, non è una vita, è una long key. Ah, che palle. Per evitare che lo tronchi. Ah, è per decidere sempre la stessa dimensione, cioè tu lo metti. No, non ho capito. Per evitare che lo tronchi? Ma come? Cioè, scusami, se metto il filo. Come funziona? Cioè, io metterò il filo così e lo spello. E cosa mi serve questo pezzo? Non serve a niente. E soprattutto questa qua, che chiave è? Devo girare con la brugola? Non sembra neanche una brugola. Ah no, perché certo, perché la parte forse più che grippa di più è quella fuori, non quella dentro, ok? Quindi lo devo mettere per così il filo. Certo. Dammi un filo. No, ce l'ho di sopra. Mi sta sul cazzo quella roba qua, però, che è... Non sembra neanche una brugola. Che cazzo di misura di brugola è quella lì? C'ho le brugole. Buongiorno, buongiorno. Allora, mi servono le pinze, no, questo no, cancelleria, attac, brugole video. Speriamo di avere sta misura, se no devo andare nel robo del Mario. Brugole. Sto spacchettando pacchi di Amazon. Maledizione. No, non ce l'ho. C'ho le brugole più grosse. No. Cazzo, mi tocca tirar fuori il set. Ma che chiave è quella lì? Ma appunto, ma non l'ho mai vista. Cioè, mi sta veramente facendo tirar fuori tutto il set, quello da riparazione di cose. Che palle. Ah, va bene. Sono pronto, sono preparato. Allora. Siedo e cerco quella roba lì. Sarà una di queste? Sì, no, sì, circa. Sì. Oh là. Sì, non benissimo che venga fuori dalla scatola. Dice, per la lunghezza della parte da spellare devi spostare a mano il battere l'arancione. Sì, però sai, lo sposto a mano così, ho capito, però non me lo devi dare... Cioè, era completamente svitato, fuori dalla scatola. Il famoso battente arancione. Quindi per cambiare la lunghezza da spellare si deve spostare a mano il battente arancione. Ok. Quindi io metto il filo di qua, decido quanto spellare spostando questo, ok? Poi tiro. Così ha senso. Ok.
Questo cos'è? L'altra regolazione. Pieno di regolazioni sto coso. Buongiorno. Dopo prendiamo dei fili, proviamo a spellare cose. È una roba da pazzi, esatto. Cioè, oggi pacchi dei pazzi, cazzo. O comunque sti kit qui sono la salvezza, eh. Cioè, io veramente tutta la vita. Tutta la vita sti kit. Salvano veramente il culo tutte le volte. Ok, qualsiasi punta con la prolunga, cioè. Wire stripper. Ok. Ah giusto, cos'è il 2? Fine tune the nut while sliding or damaging wires. Bah. Mentre il pezzo 6. Plastic size one can adjust the slip in length. Push. If not in use, push in another direction. Ah ok, lo puoi levare anche dalle balle. Ce lo puoi. Se non vuoi usare sempre sta roba, lo giri e non la usi. Bello. Una soundbar per la TV. Sai che non ho mai capito quella roba lì delle soundbar. Cioè suonano tutte di culo. Vabbè, io sono particolare, per carità. Io sono un po' esagerato effettivamente. Però devo ammettere che comunque, cioè il 5.1 in salotto è veramente bellissimo. Io l'ho fatto super riperiano con le Edifer. Cioè ho due Edifer dietro e due, come si chiama? E due A1 davanti con un subwoofer cinese da 8 pollici. È tutto cinese il mio 5.1. Però fa il suo mestiere. Oh, questo è il pezzo che mi mancava. Ah, bel caricatore multiplo con quick charge. Perché lo Xiaomi che state guardando è super mega ultra quick charge. E almeno così possono usare il loro brick originale, che è veramente scomodo. Sul sito di Reaper, sul sito di Area Plugs, trovi il manuale di Area Root. E poi ho preso un misuratore anti-covid qui del cazzo per la febbre, così iniziamo a misurare cose. Ah, l'ho già aperto. Maledizione. E con tanto di custodietta che non userò mai, figurati. Ma vaffanculo, a custodietta, ma di che cazzo c'è? Ma vaffanculo, che andate a cagare. Batteria canaglia. Più e meno. Ehi. Si chiude. Strompizzo. Cosa vuol dire tutte queste modalità che non mi servono? Low. Com'è possibile? Ok. Va bene. Che trip assurdo. Voi lo vedete azzurro? Io lo vedo verde in real life.
Non è così, non è quello lì il colore, vero? È verde. Oh mio Dio! Com'è possibile? Anche la modalità quella più stronza M. Io perché li fanno così complicati queste cose? Voglio la modalità misurazione 4-5. Devo veramente leggere le istruzioni? Che palle. Eh beh ragazzi, se abbiamo il controllo di qualità, allora sì, adesso sì che sono tranquillo. Operati in malo. Quale sarà dei due? Quick guide. Maledizione. Ok. Allora, attention. A parte che il robo beccuccio per l'oreggio non è neanche dentro. Misure for head temperature. Ma non è dentro il cappuccio. Questo non è vero. Non c'è, non è compreso il cappuccio. Sì, ho capito. Voglio capire l'altra modalità. Ah, questo non fa la modalità. Altri tasti no. Questo 36. Questa 5-6. 32-7. Non detto che funziona quello qua. 35-4. 36-3. 36-3. 36,4, che dopo un po' si stabilizza. Solo le prime letture non sono affidabili. Quando il termometro è spento, ok, io lo spengo. Come si spegne? Spegniti. Ah, devo aspettare che si spegne. Premi il memory mute unmute button per 3 secondi finché non esce la casa. Ehi, che fico. E adesso un misuratore di temperatura ambientale. 25 gradi. 30 gradi il telefonino. Attenzione, si scalda. Figo. Ma come lo rimetto di là? Che si spegne. Oh no, ma non so più rimetterlo nella modalità normale. Ah no, così è per accendere le modalità a casa. Ok, ho capito. Quanto li fanno col culo quella roba qua, ragazzi. Fanno veramente veramente male. Accendo così invece va in modalità testa, ok, perfect, favoloso. È che quello di termometro ci mette troppo tempo, mi annoio, cioè il problema è quello lì, ce l'ho quello del termometro, però sì, mi annoio. Figa, questo non sta nell'inquadratura. Beh, il termometro nel culo ti passa subito la febbre. Nostalgia, canaglia.
E la miseria quanto è chiuso. Belli questi, questi ve li devo far vedere di qua. Sono i contenitori trasparenti coi manici. Questi sono fighi. Questo fa parte di un progettissimo. Facciamo così, lo appoggio qua per terra. Ve ne faccio vedere uno. Questi sono tutti i tappi. Questi me l'ha consigliati mia sorella. Mi sorella. Praticamente avete il vostro contenitore con maniglia e tappo. Questi potete metterli o in frigo oppure usarli come storage box, quindi tipo in una tipo scaffale. Figo. Belli, sono tanti. Però sono tipo 50 euro di paura. La roba è un po' quella lì. Non benissimo. Cioè, comunque costano, maledizione. Sono tanti, eh. Però non proprio una roba a buon mercato, a mio avviso. Però sono fatti bene, una bella plastica. Questi non potevo stamparmeli in 3D, cioè, finivo più. Ah, basta, ho finito, li ho aperti tutti. Questo me lo metto di qua, così li porto di sopra. Dovrei dare una seconda passata alle monete di ieri. Qui buttiamo via tutto in una scatola. Fatto un casino che metà basta. Non so se riesco a inquadrare un po' di bordello. Anzi, non sai cosa facciamo? Questo qui lo teniamo. Questo lo teniamo qua nei sacchetti morbidi. Il resto buttiamo tutto. Dovrebbero trovare però dei sistemi più... Cioè, ho apprezzato quella mossa di Apple del packaging tutto di cartone. Cioè, un filo meno... Hai un filo meno di... Come si chiama? È un po' meno bello da aprire le scatole della nuova e della Apple. Un pochino meno belle. Però è... mi piace che sia tutto di cartone, che poi è tutto molto più biodegradabile, piuttosto che tutta la plastica che facevano prima, guarda. Preferisco così. E adesso io faccio così, metto in carica il Fairy. Mettiamo in carica questo. Anche Xiaomi, è vero. Anche Xiaomi è sempre stato tutto di carta. Boop. Uno, due, tre. Ciao, pacche il ghè. E se esplode, esplode. Esploderà? Ah, figo, c'è anche le luci di conferma di carica. Molto bello. Il termometro che ho preso, guarda, l'ho preso perché era uno di quegli sconti del giorno, in realtà. Non è che sia... Non mi sta facendo impazzire come modello, onestamente. Non è il massimo.
sopra si è un Ancovo. Questo è il modello Ancovo, non il massimo della vita. Sì, sì, saturimetro ce l'ho. È uno di quelli un po' pacco, però. Sto a 99 e 94 di battito. Vediamo se lo Xiaomi c'ha ragione. No, 87 di battito. Mentre lo Xiaomi mi dà... No, però l'ho messo nel punto sbagliato. Vediamo se è affidabile. Questo mi dà 85. Lo Xiaomi ci sto ancora pensando. 82. Sì, è indietro di uno lo Xiaomi. Lo Xiaomi da 86, questo da 85. Però stiamo saturando, signori. Tutto a posto. Abbiamo il kit invernale per gennaio, febbraio, che saranno altri due mesi di merda. Ce l'abbiamo. Siamo organizzati. Va bene. Oh, niente, allora non vi piace questa cosa dei vocali. Va bene, messaggio ricevuto. Pensavo che era una figata. Un messaggio forte e chiaro. Non ho fatto, adesso lo facciamo. Adesso mi metto dentro una bella brioche. Sì, ero preso dai pacchi, da tutte ste menate. C'hai ragione anche te. È il momento di farci una bella brioche, secondo me. E non so se ho ancora succo. Ne ho pochissimo. Però tireremo fuori il poco succo che ci rimane. Ne tireremo fuori un bicchiere. La maledizione, era proprio poco poco. Tiriamo fuori anche una mela. Che riccanza, ragazzi. Quantità di succo è over 9000 proprio. Cioè, questo è quanto succo mi è rimasto. Non sarà troppo? Non mi farà male? Signori, buon appetito a tutti, se vi state... Ah, cazzo, ci facciamo un mate. È pronto il mate? Ne proviamo uno? È il momento di provarlo. Quindi, butto nel colino. Butto nel colino e lo svuoto. Ma voi non state vedendo niente, maledizione, sono sull'altra videocamera. Allora, la storia è questa. Lo trovi nella descrizione qua sotto, nella descrizione di questo live c'è il link al gruppo. Ah, abbiamo un vocale. Ciao Fra, svapatina di prima mattina. Sai cos'è secondo me il problema di questi messaggi vocali? È che per molti di noi che magari guardano la diretta dal cellulare la mattina, perché non tutti hanno già acceso il PC, spesso uscire dall'applicazione per andare su Telegram o su qualsiasi altra app ti fa interrompere la diretta, e spesso magari vuole seguire quello che succede e non ci sbatta di uscire, interrompere la diretta per mandare un vocale. Però l'idea in sé è super figa. Hai ragione, è perché comunque sei al telefono e non c'è un modo di fare un push diretto della cosa.
Sì, sì, quello lì di sicuro. Quello poco ma sicuro. E allora forse sai cosa? Magari attiviamo un text to speak. Però è uguale, cioè anche se attivo il text to speak non lo puoi fare da dentro l'applicazione. Beh, abbiamo la chat, dai. Ci faremo bastare la chat. Andiamo a bollire l'acquetta. Prendiamo il suo coso qui, che è tutto. Allora, c'è un po' di ordine su sto tavolo, maledizione. Allora. Rumore del bollitore mi sa che è fastidiosissimo, tipo. All right. Oh, abbiamo un altro vocale. Però quando faccio sentire i vocali devo mutare il mio microfono. Ah, ma sta gaitando poco il mio microfono, è quello il problema di oggi? No, giusto. Ciao, buongiorno. Oh, finalmente sono riuscito a entrare nel gruppo giusto. Io lascerei la modalità dei vocali, anche se magari poco usata, e lascerei la piattaforma di ieri. Così ogni tanto ci butti un occhio, tanto è sempre un'opzione in più. Poi se qualcuno preferisce lasciarti un vocale invece di scriverti, ti troverai la notifica. Non la abolirei. Buongiorno! E con Fra che si spacca un mate alla mattina, la Brianza diventa la Pampa Argentina. Very nice! Minchia, sì, tantissimo. Altro che Argentina. Cazzo, ma è già arrivato il Mario? Oh no, maledizione. Per entrare a prendere il caffè devo uscire io, all'assembramento. Entriamo a fargli bere il caffè. Meglio, perché tanto devo aspettare, non posso bere a 100 gradi il... Anzi, gli accendiamo già la macchina. Sono già le 8 oggi, maledizione. Abbiamo già finito. È finito il tempo della diretta. Abbiamo perso troppo tempo. Abbiamo perso troppo tempo, cazzo. Santo scatti? Sì. Oggi sta performando male questo iPhone. Non capisco come mai. C'ha qualche sbattimento lui così. Signori, ci vediamo domani mattina.